È questa, a mio avviso, la forza di questo libro, che consiglierei a chi mi chiedesse da cosa iniziare per comprendere la nostra terra. Mimmo Nunnally mette in gioco la sua esperienza da giornalista e professore universitario per rispondere a due annose domande. Ma perché è così la Calabria? O è vista così? Nelle sue intenzioni non c'è solo quello di dare una risposta a queste domande, ma anche quella di fare un appello, far giungere un messaggio anche a chi queste domande non se le pone. In questo caso è molto rappresentativa la copertina del libro, una serie di megafoni che puntano in ogni direzione su sfondo bianco. Il termine spiegare, quindi, in questo caso, assume due funzioni. La prima è puramente provocatoria. Perché provocatoria? Perché serve per attirare l'attenzione, insomma, se un messaggio deve arrivare, deve colpire. Quindi deve giungere al destinatario. La seconda funzione è quella di spiegare, nel senso di aprire gli occhi a chi ancora non vuole vedere quello che è la nostra realtà. Nunnally non vuole dare una lezione con questo libro, non sale in cattedra e non bacchetta nessuno nello specifico, ma mostra, cioè illustra, il bene e il male di ciò che siamo e quali sono stati gli errori della classe politica e che per prima ci hanno mal rappresentato e di noi calabresi, incapaci di ribellarci. Si fa portavoce di questa visione il sottotitolo del libro, Il male, la bellezza e l'orgoglio della nostra terra. La tesi sostenuta all'interno del libro è quella del vizio di origine. Con l'unità d'Italia, il sud è stato volutamente scelto come zona da sacrificare per far sviluppare altre zone della nazione, come accade in molte altre parti del mondo. L'emblema di questa scelta, la Calabria è emblema di questa scelta. Più isolata delle altre regioni e del sud Italia, è diventata una questione calabrese all'interno di una più generale questione meridionale. L'immagine chiave è quella di una scuola di Africo, pubblicata su un giornale intorno agli anni 50, sull'Europeo, la precisione, sembra che era il 1948, dove si trovano dei bambini a piedi scalzi davanti a un braciere mentre fanno lezioni all'interno della scuola. Io ho cercato questa immagine e voglio proporvela qui. Ecco. Questa era la scuola dello Stato italiano. Nel 1940. Adesso, per introdurre il discorso al libro, io vorrei far vedere un video nel quale questo video rappresenta, secondo me, la chiave di lettura del libro.